nel municipio 2 delle cose abbastanza significative. Rutelli ha detto ieri sera in televisione che quando è arrivato lui ha pubblicato l'elenco dei beni immobili del Comune di Roma. Io posso dire che quando sono arrivato in municipio io l'elenco non c'era ancora, o meglio, dopo poco ci hanno dato un elenco che era assolutamente incompleto. Infatti abbiamo portato subito dopo la visura catastale di un immobile a San Lorenzo, via dei Genotri 14, per il quale dopo qualche anno c'è stata un'inchiesta giornalistica che ci ha dato, diciamo, qualche problemino nei giorni scorsi. Io ho qui l'elenco dei beni immobili in concessione del Comune di Roma, sono 200 solo per il Municipio 2. Tra questi immobili c'è ad esempio via dei Volsci 10, che è dato in concessione all'associazione di Marino. Tutti i giornali ne hanno parlato. Com'è possibile che questa cosa qui è nero su bianco e nessuno prima l'ha vista? In questo elenco ci sono tanti immobili dati in concessione ad associazioni della sinistra, a San Lorenzo ad esempio ESC, e nessuno paga, e tutti sanno che questi immobili devono essere assegnati a loro, perché loro hanno un ruolo, diciamo, che si sono autoassegnati nella società, e nessuno deve toccarli. Sono 200 immobili su cui ancora non si sa tutto. Ad esempio, noi abbiamo riscontrato che una palazzina intera ai Parioli è data al Circolo della Pipa per 600 euro al mese, e non abbiamo capito com'è possibile una cosa del genere, cioè un'intera palazzina ai Parioli data in concessione per 600 euro al mese. Quindi, oltre ai beni in vendita, ci sono tanti beni in concessione su cui si dovrà fare chiarezza. Ad esempio, si è parlato nei giorni scorsi degli appartamenti dei portieri nelle scuole. Sono 200 appartamenti dei portieri nelle scuole di cui ancora non si sa nulla. Quindi di questo sentiremo ancora parlare. Passo.